Ciao Tuners, benvenuti nell'officina Rensport in provincia di Ferrara. Ora vi dimostro in questo video come trovare la misura corretta e il distanziale giusto da montare sulla propria auto. Si può prendere sia un filo piombato con un piombo in fondo in modo che stia bello dritto, oppure basta prendere anche una barra di ferro qualsiasi e appoggiarla, cercare il centro del cerchio e appoggiarla al parafango. Una volta che ce l'ho più o meno perpendicolare appoggiato al parafango, vado a prendere la misura con un righello qualsiasi sulla gomma, appoggio la gomma e vado a vedere dove corrisponde. In questo caso mi tengo sempre un po' di tolleranza, circa 5 mm, per evitare di andare a toccare il parafango. Se io lo appoggio sulla spalla della gomma e misuro dalla barra, siamo sui 20 mm in questo caso. Oggi parleremo di distanziali Simoni Racing. Per produrre i nostri distanziali utilizziamo l'Ergal, una lega che offre maggiore durezza e resistenza meccanica, ideale per applicazioni aerospaziali e negli sport motoristici. Questo componente si installa tra il mozzo ruota e i cerchi in lega. Ma perché si montano i distanziali? Ci sono diversi motivi. I principali sono: per estetica, con i distanziali le ruote della tua auto saranno a filo dei passaruota. Questo non solo migliora l'estetica del veicolo, ma può anche dare un maggiore feeling di guida. Per prestazioni, aumentando la carreggiata del veicolo, possono migliorare la stabilità e l'inserimento in curva. Una carreggiata più ampia significa una distribuzione migliore delle forze laterali, che si traduce in una guida più sicura e controllata. Per compatibilità, a volte i distanziali possono aiutare e creare lo spazio necessario per montare correttamente cerchi o freni più performanti, senza interferire con altri componenti del veicolo.